tutti. Comincio ringraziando per l'invito gli organizzatori, quindi Effimera Macao, che è anche ospite, che finalmente vedo perché è una appunto delle quelle che all'interno del progetto chiamiamo buone pratiche e che abbiamo mappato nell'ultimo anno. Il mio compito oggi è appunto darvi una panoramica così introduttiva su quello che stiamo cercando di fare all'interno di questo progetto. Il problema da cui parte l'idea stessa del progetto, ben noto ovviamente, è quello della crescente difficoltà in termini economico-finanziari, ma che poi si riversa su tutti gli altri livelli di vita, forme quindi di marginalizzazione, anche di ricattabilità sociale, che riguardano un sempre più vasto numero di persone e anche un sempre più variegato set di, appunto, di persone, variegato in termini di età, variegato ovviamente in termini di genere, in provenienza geografica, provenienza socioculturale. E quindi abbiamo cercato, il progetto Common Fair nasce per l'idea di contribuire al tentativo di dare una risposta a questo problema, ecco, quindi un piccolo tassello. Come vogliamo farlo? Brevemente, poi espanderò nel corso dei prossimi minuti. Innanzitutto l'obiettivo generale è appunto cercare di far emergere questa forma alternativa di autogestione, di welfare partecipativo e dal basso, che chiamiamo Common Fair e che Andrea ci illustrerà più ampiamente subito dopo di me. Lo strumento principale con cui vogliamo cercare di supportare l'emergere di questa forma alternativa, di questo Common Fair, è quello di uno spazio digitale unito a un circuito monetario virtuale che ha tre obiettivi principali. Uno è quello di informare sulle dispositivi di welfare disponibili esistenti sia a livello istituzionale che a livello non istituzionale, quindi appunto altre forme più partecipative e, come si suol dire, dal basso di welfare. Il secondo obiettivo invece è quello di permettere la condivisione di questo tipo di esperienze. Ovviamente questo secondo obiettivo va a ricadere anche nel primo, perché le informazioni riguardanti tutte quelle pratiche ed esperienze, sperimentazioni non istituzionali, ovviamente non possono venire raccolte, diciamo, dall'alto, ma serve un lavoro di condivisione dal basso. E il terzo obiettivo è quello di supportare l'ulteriore sviluppo di questo tipo di esperienze. Il metodo che abbiamo scelto di adottare per cercare di raggiungere questi obiettivi è quello appunto di un progetto di ricerca e coprogettazione che si svolge principalmente in tre paesi che chiamiamo pilota, che sono Italia, Olanda e Croazia, attraverso il lavoro appunto di ricerca e co-design con persone, comunità e associazioni che si trovano in diverse città in questi tre paesi. In realtà tre di queste associazioni, che sono i nostri punti di contatto con questi tre paesi, sono direttamente all'interno del consorzio di progetto, come appunto Minitalia, che ha coorganizzato questo evento odierno. Il consorzio è costituito da 8 partner, un progetto europeo finanziato dalla Commissione europea, l'Università di Trento e l'Università di Abertay, quindi due istituzioni universitarie. L'Università di Trento, come si diceva, coordina il progetto, in questo momento sono qui in rappresentanza di due invece istituti di ricerca, che sono il MITI, il Madeira Interactive Institute of Technology, e CreateNet, adesso dentro la fondazione Bruno Kessler di Trento. Una fondazione per il software libero open source, che è dine.org, con sede ad Amsterdam, e appunto le tre associazioni che sono il nostro punto di contatto sul campo, che sono Binitalia, in Italia, Museo da Crise, un progetto che nasce in Portogallo come progetto artistico, ma che adesso invece si occupa di una configurazione più ampia di aspetti relativi alla vita sociale, a sede ad Amsterdam, quindi il nostro punto di contatto in Olanda, e il Centro per gli Studi sulla Pace, che nasce negli anni 90 nell'ex Jugoslavia, attualmente a sede in Croazia. Anche in questo caso gli obiettivi sono allargati rispetto all'iniziale interesse appunto sul tema della pace.
brevemente qualcosa di più sull'obiettivo, dicevamo il common fare, che cos'è, che cosa intendiamo per common fare? Intendiamo una forma di gestione del bene comune in particolare e dei beni comuni, Andrea ci spiegherà meglio, che appunto sfrutti la condivisione, la cooperazione, la collaborazione tra persone e comunità a livello locale, che sappia utilizzare anche gli strumenti digitali, ma per poi essere in grado di permettere, diciamo, dare gli strumenti per conoscersi, per creare rete a livello più ampio. Chiaramente il contesto europeo è una sfida in termini di scala, ma l'obiettivo è uscire poi dal mondo digitale. Il mondo digitale è uno strumento, un punto di passaggio che deve aiutare per ottenere altri risultati fuori, diciamo, nel mondo della copresenza fisica. E questo ci porta, diciamo, all'altra metà dei valori che ci orientano nella costruzione, nel tentativo di costruzione del common fare, che sono appunto quelli della socialità, della convivialità. E questo è sia un aspetto che fa parte, diciamo, del disegno originale del progetto, sia però un desiderio, un bisogno che è emerso con forza nella ricerca che abbiamo svolto nell'ultimo anno nei tre paesi, in Italia, Croazia e Olanda. Quindi questa idea appunto del riappropriarsi della socialità, che significa anche riappropriarsi appunto della gioia di vivere e dello stare insieme. Lo strumento, entro un po' più nei dettagli, come accennavo, ha tre diciamo, obiettivi principali e quindi tre anche sezioni poi della piattaforma. Attualmente non sono disponibili tutte e tre, vi parlerò anche dell'evoluzione della piattaforma o dello spazio digitale, come preferiamo chiamarlo. Dicevo, informare ed essere informati su delle misure di welfare. Dal punto di vista delle misure di welfare istituzionale, una delle prime attività del progetto è stata quella di mappare tutte le misure di welfare in questi tre paesi, riorganizzarle secondo presentarle quindi a chiunque utilizzi commonfare.net in gruppi, diciamo, tematici e con una struttura già stabilita che si ripete in maniera chiara, con un linguaggio che non è burocratese, con un link diretto al formulario o al modulo che occorre compilare per ottenere il benefit. Dall'altro punto di vista, come vi dicevo, invece un secondo aspetto è quello che chiamiamo di storytelling, quindi uno spazio di condivisione di esperienze di vario tipo che può permettere molto banalmente sia di sapere che sotto casa c'è la palestra popolare in cui è possibile andare direttamente, non lo si sapeva prima, sia che sapere cosa fanno a Rotterdam e ispirarsi per un'attività simile o uguale da riprodurre nella propria città o nella propria comunità. Il secondo aspetto, quindi, quello della condivisione, come già dicevo, serve anche a nutrire l'obiettivo dell'informazione. Il terzo polo, il più difficile, è quello che stiamo ancora lavorando, che sarà effettivamente il risultato di tutto l'iter di 3 anni di progetto, adesso siamo circa 1 anno e mezzo di progetto, è invece il fornire degli strumenti di networking, di scambio, e qui entra fortemente in gioco chiaramente anche la moneta digitale. Entro un pochino più nello specifico, anche dal punto di vista tecnico, di quali sono le componenti di questo spazio digitale che secondo noi possono favorire appunto il crearsi di una rete anche di supporto e di scambio. Sono 3 componenti principali. Quello che attualmente mi trovo anche, ecco, in questa posizione per cui vi sto raccontando, sia quelle che erano le idee originarie del progetto, sia il modo in cui stanno cambiando in corso d'opera. Quindi quello che la proposta doveva essere un sistema di reputazione, come si trovano nella maggior parte delle piattaforme che conosciamo, proprietarie, social network e via discorrendo, è diventato invece, grazie al lavoro di ricerca sul campo, al confronto con tutte le persone che sono più di 250 con cui abbiamo avuto a che fare nel primo anno, è diventato appunto un sistema che chiamiamo di contribuzione, un modo di riconoscere la partecipazione, quindi l'agire, il partecipare, il raccontare, il condividere, che favoriscono appunto il costituirsi di un common fare, quindi che aumentano e rafforzano la rete che vogliamo creare attraverso commonfare.net.
Il secondo componente è appunto la moneta virtuale, chiamiamo common coin, che nella, appunto, nella nostra ottica è utile sia a dare un reddito incondizionato a tutti coloro che vorranno utilizzare e parlare della loro vita su commonfair.net, sia appunto un'ulteriore quota che riconosce questo common share. L'idea della moneta virtuale è quella di creare appunto un circuito monetario che chiamiamo di solito dall'inizio alla fine, nel senso che le persone devono poter sia ricevere che scambiare e utilizzare per transazioni alternative questa moneta ulteriore che noi forniamo, che infatti è una moneta, diciamo, complementare, non vuole sostituirsi alle monete nazionali. E poi appunto l'analisi delle dinamiche di rete, che serve sia a determinare e assegnare questo riconoscimento della partecipazione che chiamiamo common share, sia a monitorare eventuali dinamiche speculative che vogliamo assolutamente evitare all'interno di questo circuito monetario virtuale alternativo, e sia anche per continuare a tenere, diciamo, sott'occhio l'evolversi e l'emergere di bisogni, di nuovi desideri delle persone, di interessi e anche di esperienze. Come ho già detto, appunto, abbiamo tre paesi che chiamiamo pilota in e che hanno anche diversi, diciamo, target che cerchiamo di tenere bene o male sotto controllo. In Croazia lavoriamo soprattutto a Zagabria, ma in realtà anche un po' nel territorio, in particolare rurale e nelle isole. Le isole croate si trovano in una bruttissima situazione attuale a causa del diffondersi estremo della hotel di lusso che occupano tutto lo spazio e tolgono anche lavoro di agricoltura e non solo ai giovani che abitano in queste isole. In Italia, come sapete, lavoriamo a Milano e a Roma, in particolare con giovani precari e disoccupate. In Olanda invece lavoriamo su tre città con tre gruppi target differenti: ad Amsterdam con freelancer che lavorano soprattutto nelle industrie creative, design, artistiche, campo artistico, a Rotterdam con i cosiddetti welfare recipient, una popolazione invece per lo più anziana rispetto agli altri target che abbiamo e questo credo che verrà evidenziato anche da Cristina Morini nel suo intervento, la differenza tra le diverse generazioni precarie. E infine appunto a The Hague con persone migranti, in particolare non occidentali. Quali sono le sfide di questo progetto? Ovviamente la scala europea, il contesto distribuito, internazionale, multilinguistico, interculturale e chiaramente anche il problema della sostenibilità a lungo termine, perché il progetto tra un anno e mezzo finisce e noi speriamo invece che commonfair.net non finisca e ancor più che commonfair come idea e come modello di vita insieme non finisca dopo il progetto. Si potrebbe dunque chiedere come mai con una scala così ampia, una popolazione così differenziata, abbiamo optato per un metodo ampiamente qualitativo come quello del design partecipato, della co-ricerca, che chiaramente presenta maggiori difficoltà, è meno standardizzabile e via discorrendo. La ragione è molto semplice: quando si usano metodi quantitativi come ad esempio le statistiche, si ottiene una fotografia, un'idea della quantità delle persone che si trovano in difficoltà, dei particolari anche pattern si possono vedere, ma quello che non vediamo assolutamente è cosa succede nella vita quotidiana alle persone che si trovano in queste condizioni di cui noi vediamo percentuali. Cosa fanno la mattina, cosa provano, quali sono i loro sentimenti, qual è l'effetto sul loro stato di gioiosità, ad esempio tutta questa dimensione esperienziale della vita quotidiana che perdiamo utilizzando solo le statistiche. Inoltre c'è un effetto, diciamo così, secondario e quasi automatico della ricerca qualitativa, del lavoro sul campo,
che è quello del mettere direttamente in contatto le persone che provengono da comunità e mondi diversi, a partire chiaramente da ricercatrici e ricercatori e le persone, ma poi questa è una rete che tendenzialmente si allarga anche quando facciamo ricerca qualitativa per un qualunque tipo di progetto, chiaramente quando l'idea dietro lo sforzo di ricerca è quella di raggiungere il common fair, questo aspetto è enfatizzato e permette anche quindi di mettere in circolazione le conoscenze reciproche. Secondo noi questa è la base, la condizione sine qua non per avere davvero una coprogettazione. Come vi dicevo, appunto, siamo circa a metà del progetto. Accenno brevemente a quali sono i risultati principali nei tre paesi, più che altro anche per spiegarvi come mai questo progetto ha due nomi, PyNews e Common Fair. Allora, una prima ovviamente risultato di ricerca, qui presentato in maniera molto 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 sintetica, è un'analisi dei bisogni emergenti delle persone, che appunto abbiamo trovato anche differenze tra diverse generazioni, diversi paesi, ma quelli che trovate elencati qui sono bisogni che tutti e tutte ci hanno segnalato. Alcuni sono ovviamente in un certo senso scontati, come l'abitazione, altri invece sono di segno diverso, magari non sono le prime necessità a cui si pensa quando si pensa alle persone in difficoltà economico-finanziarie, come ad esempio l'autonomia nella gestione del tempo o la possibilità di condividere e ottenere anche supporto psicologico semplicemente allo stare insieme e narrarsi con i nostri compagni e compagne di vita. Un altro, e qui arrivo alla ragione del doppio nome, un altro risultato particolarmente forte che è arrivato alla ricerca sul campo è il rifiuto totale delle etichette come poveri o esclusi. Chiaramente anche questo deriva dal linguaggio utilizzato in fase di stesura della proposta progettuale, e un linguaggio chiaramente influenzato dal tipo di linguaggio che utilizzano le agenzie di finanziamento, in questo caso l'Unione Europea e la Commissione Europea, i dati Eurostat, ma la risposta delle persone sul campo, e qui veniamo di nuovo all'importanza della ricerca qualitativa, la risposta delle persone sul campo è stata completamente di rifiuto, di resistenza totale a queste forme di etichettamento, da persone, ad esempio persone che non si definiscono povere, si definiscono ad esempio né povere né ricche, anche quando si trovano quelle che qui abbiamo definito in condizioni di severa deprivazione materiale. Con severa deprivazione materiale intendo ad esempio che una spesa medica imprevista di 500 euro non è affrontabile dalle persone che però non si vogliono definire, non vogliono venire definite povere, escluse, marginalizzate e via discorrendo. Questo chiaramente ci ha portato a rivedere tutto il linguaggio di comunicazione del progetto, il linguaggio anche di comunicazione interno, incorporato all'interno di commonfair.net, dello spazio digitale che vogliamo costruire. Quindi anche tutto il linguaggio e quindi la concettualizzazione, l'inquadramento di quello che stiamo cercando di fare segue anche queste richieste che arrivano direttamente dal campo. Quello che diciamo queste persone sottolineano, la ragione anche per cui si definiscono né povere né ricche, non vogliono che vengano utilizzate queste etichette, è una forte enfasi sull'importanza e la ricchezza delle loro relazioni sociali. E ancora una volta torno al punto di prima sul spostamento, sul fatto che lo spazio digitale è uno strumento per raggiungere dei risultati che sono fuori dal mondo digitale, o quantomeno anche fuori dal mondo digitale, ma anche in questo caso una richiesta e una sottolineatura dell'importanza delle interazioni faccia a faccia in copresenza che arriva dalle persone con cui abbiamo avuto a che fare sul campo. Attualmente siamo appunto, questa R2 sta per release numero 2, la prima release della piattaforma ha costituito quello che chiamiamo appunto lo spazio di informazione sulle misure di welfare disponibili, attualmente quelle istituzionali. Siamo connessi a internet? Come? Siamo connessi a internet? Sì. Ti aiuto. Aspetta. Basta che clicchi informing. Okay.
giusto vi faccio veramente vedere, poi potete, appunto, come vedete qui ci sono più lingue. Adesso noi andiamo con l'italiano. Sono salita troppo. Qui abbiamo le sei per ora categorie tematiche delle misure di welfare. Entrando potete decidere in quale paese siete tra i tre disponibili attualmente. Anche in questo caso ovviamente speriamo che diventi una piattaforma che si allarga a tutta Europa, a tutti i paesi europei. Appunto, niente, entrate nella... E come vedete c'è un sommario che è presente anche in inglese e dei campi che rimangono sempre gli stessi per tutte le schede di welfare che potete trovare. Recentissimamente, circa meno di un mese fa, abbiamo online, diciamo, anche la seconda parte, il secondo hub dello spazio digitale, che è dedicato appunto alla narrazione di storie e alla condivisione di esperienze. Vi invitiamo ovviamente a andare a raccontarci delle vostre esperienze, delle vostre storie, aiutarci a popolare inizialmente questo spazio di narrazione, perché come sapete non è mai facile fare partire uno spazio di condivisione e popolarlo. Chiudo raccontandovi questo piccolo altro progetto che vi invito a seguire. È un progetto, si chiama Progetto Prismatica, ci è stato proposto all'Università di Trento da due ricercatori, Serena Di Gaetano e Francesco Gaglianese. È un progetto che vuole raccogliere storie di autogestione e esperienze, diciamo, di comunità e di innovazione lungo tutta la penisola. L'Università di Trento ha deciso di aiutare il progetto ad avviarsi con la realizzazione della prima storia, raccontandole poi in forma di docufilm, diciamo, che riguarda Palermo, e è una storia che vi invito ad andare a vedere. Considera, diciamo, in un certo senso un'esperienza, anzi racconta di un'esperienza che vede la memoria stessa, la memoria storica di una comunità come il bene comune da preservare e salvare. Grazie.